parte il Tour Down Under, parte la grande stagione del ciclismo. Il primo appuntamento del calendario World Tour 2017 si svolgerà da martedì 17 a domenica 22 gennaio per un totale di 6 frazioni. L'ambientazione sarà la stessa delle passate edizioni, l'Australia, più precisamente lo stato di Adelaide. Nel 2016 successo nella generale del padrone di casa Simon Gerrans davanti al tasmaniano Richie Porte e al colombiano Sergio Henao. Domenico Pozzovivo, settimo, unico azzurro nei primi 10. La prima tappa porterà da Hanley a Lindock per un totale di 145 km, giornata caratterizzata da un solo gran premio della montagna al chilometro 38, ultimi 3000 metri in discesa. Già nel 2016 si è arrivati a Lindock, vittoria in volata di Caleb Ewan. Seconda frazione appena più lunga della prima, 148 km e mezzo, e più complicata a causa di un finale in contropendenza Paracombe. Il via sarà dato da Stirling, sede d'arrivo nel 2016 con affermazione di Jay McCartney davanti a Diego Ulissi. Si tornerà a Paracombe dopo un anno di assenza. Nel 2015 fu grande spettacolo con l'assolo di Rohan Dennis e il secondo posto di Cadel Evans. Il terzo giorno presenterà una conclusione in un circuito presso Victor Harbour. Le tornate da affrontare saranno 4, i passaggi sotto la linea del traguardo 5. 12 mesi ora sono sullo stesso tracciato spiccò il secondo volo Simon Gerrans, che sconfisse Ben Swift e Giacomo Nizzolo. Altra conclusione in leggera salita, Campbell Town, venerdì 20 gennaio, tappa abbastanza frastagliata ma senza particolari difficoltà, meno di 150 km prima del finale, nella città che l'anno passato incoronò Simon Gerrans per la prima volta, in attesa del bis già ricordato a Victor Harbour. Il penultimo giorno ecco la frazione regina, doppia scalata dell'asperità di Willunga-Ale, l'Alpe d'Huez d'Australia. Saranno questi 152 km che decideranno la generale. Nell'ultima sfida sulle rampe di Willunga-Ale, trionfo per Richie Porte. Il sipario calerà ad Adelaide sull'ormai collaudato circuito di 4500 metri da ripetersi per 20 volte, sprint praticamente scontato. Nel 2016 seconda affermazione in quella edizione per Caleb Ewan.